tra queste spicca soprattutto il santuario dedicato ad Atena, recentemente identificato a Castro, anche in questo caso ricostruito attraverso le immagini. I resti archeologici comprendono naturalmente quel bellissimo bronzetto che vedete sulla sinistra e che chiaramente riporta l'immagine di Atena, ma comprende anche altre informazioni preziose, le offerte delle punte di lancia e di freccia, o addirittura un elemento che deve essere riferito alla decorazione, vedete, di un frontone di un piccolo edificio templare con quattro colonne di ordine dorico. Anche a Doria, ovviamente, continua la frequentazione del luogo di culto, che però viene trasformato in maniera molto significativa, perché in questo periodo sul sistema dei terrazzamenti vengono costruiti degli ambienti, degli edifici, delle piccole casupole di remo, se non fosse che in realtà la suppellettile e i resti strutturali al loro interno parlano chiaramente di stanze destinate al banchetto, cioè sono piccoli ambienti di forma quadrata o con muri leggermente curvilinei, vedete, che hanno banchine disposte su tre lati, in questo caso e anche in questo con il vano di forma leggermente arrotondata. Le due frecce indicano il punto di vista della ricostruzione, questa più scura corrisponde alla ricostruzione in alto, con il vano che si affaccia sul corridoio, su questo corridoio si affaccia anche un'area che è questa, in pianta, destinata alla sistemazione dei doni votivi. L'altra freccia più chiara invece corrisponde al punto di vista di questa ricostruzione, quindi con le banchine sui tre lati, i focolari e gli oggetti che sono stati realmente rinvenuti nel corso degli scavi. Alla strutturazione, alla nuova strutturazione del luogo di culto di Oria, di Monte Papaluccio, corrisponde anche la creazione di una nuova area, l'identificazione di una nuova area destinata esclusivamente al culto di Afrodite. Come indica la presenza di questi oggetti, cioè lucerne con tanti beccucci, che in realtà non sono mai stati utilizzati per l'illuminazione, però insomma l'obiettivo era quello, poi evidentemente il rituale non prevedeva l'uso, e la deposizione presso questo altare di resti di sacrifici costituiti esclusivamente da volatili. I volatili venivano di solito associati proprio al culto di Afrodite. Nella Messapia più meridionale, a Vaste, tra i vari contesti di cui potrei parlarvi, ho selezionato il luogo di culto di Piazza Dante, quello di cui mi sono occupato più volte, insomma, lo conosco come le mie tasche praticamente. Naturalmente non vi racconterò vita, morte e miracoli di questo luogo di culto, che vedete è caratterizzato dalla presenza di tre grandi cavità ipogeiche che si distinguono per caratteristiche e per funzioni e si aprono in uno spazio su cui si affaccia poi un edificio, questo, vedete, con due recinti, uno in alto e l'altro in basso. Questa fotografia è presa dalla parte opposta. Queste sono le tre cavità, le due più piccole e questa più grande, con le sezioni anche, e all'esterno invece i focolari. Bene, i materiali rinvenuti all'interno delle cavità ci dicono che in questo luogo di culto la pratica cerimoniale prevedeva la cottura e il consumo di pasti rituali. E dopo il pasto le offerte venivano sistemate, venivano deposte all'interno delle due cavità più piccole. Le offerte e tutto quello che era stato utilizzato nel corso della preparazione del banchetto.
quindi i vasi miniaturistici, ancora le griglie, ma anche le coppette, le tazze che portavano una sigla, una lettera, evidentemente una lettera che richiama forse il nome della divinità a cui il luogo di culto era dedicato. O anche i vasi che venivano sistemati capovolti, poi venivano protetti con le tegole, venivano sistemate anche le ossa degli animali che erano stati sacrificati e utilizzati in parte per gli dei, l'osso sacro si chiama così perché gli dei erano di bocca buona, si accontentavano dell'osso che veniva bruciato. Del resto io non ho mai visto una divinità che mangi avidamente, quindi dal luogo in cui si trovavano loro potevano accontentarsi dei profumi, del fumo e così via dicendo. Ai ricchi spettavano le interiora, perché sono quelle che portano più nutrimento, il fegato, il cuore, eccetera. Alla gente comune invece spettavano i tagli meno nutrienti. E le interiora venivano arrostite in maniera da consumare un po' di grasso, non incidere troppo sul loro contenuto di colesterolo, invece i tagli normali venivano bolliti. E tutti questi elementi si recuperano nella documentazione archeologica. Quindi le due cavità più piccole vengono utilizzate per deporre i resti dei banchetti. Nella cavità più grande, invece, si scendeva per celebrare il culto, che era un culto in cui aveva un ruolo centrale questa divinità di cui c'è giunta l'immagine. È una divinità femminile e si scendeva all'interno della cavità maggiore per offrire i fagioli all'interno di questo altare, di questa pietra forata che era conficcata proprio sul fondo della cavità. Questo ambiente ipogeico, giusto per avere un'idea delle dimensioni, misura poco più di 3 metri di diametro alla base e quasi 3 metri di altezza, quindi è molto grande, molto caliente. E questa è l'immagine di culto della dea. Altri documenti riportano un'altra forma onomastica, un altro nome inciso su oggetti in pietra e sul vasellame. È una forma al genitivo, forse, relativa ad un nome osso o qualcosa del genere, che dovrebbe essere un maschile, per cui forse in questo caso avremmo addirittura una coppia divina, uomo e donna, che nel luogo di culto al centro della città di Vaste ricevono la venerazione dalla comunità nel suo complesso e soprattutto da parte delle donne. Parallelamente al tema dei culti, il tema dei rituali funerari. Ancora questa mappa di Vaste con il morbillo mostra la posizione delle aree di necropoli, sono sia all'interno che all'esterno del circuito murario, addirittura anche nella zona nel cuore della città. Questo è il punto in cui si colloca il luogo di culto di cui vi ho appena parlato. A pochi metri sono state individuate diverse tombe, o addirittura nell'area del cosiddetto fondo Sant'Antonio ci sono le case con un grande edificio aristocratico e immediatamente accanto ad essi ancora tombe e addirittura una tomba monumentale straordinaria come l'ipogeo delle Cariatidi. Quindi i Messapi hanno quest'altra particolarità di sistemare le necropoli sia all'interno che all'esterno delle mura. Ma niente di strano se fino all'Ottocento, fino a Napoleone, si seppelliva nelle chiese, insomma, all'interno delle città. Che cosa sappiamo di queste tombe e di queste aree di necropoli? Ormai in questo periodo il rituale di deposizione prevede la collocazione supina. I Messapi si uniformano agli standard greci e si separano invece nettamente dalle altre popolazioni indigene del meridionale, della Puglia in particolare. I corredi sono piuttosto sobri,
specialmente se raffrontati a quelli delle altre popolazioni della Puglia. Pochi vasi, 5-6 vasi, 2-3 oggetti in bronzo, sono standard più vicini a quelli del mondo greco che non a quelli più celti e dauni, dove i corredi comprendono variate decine di oggetti. Tra questi, ovviamente, spicca ancora il cratepe e la trozzella come elemento di connotazione del genere, di caratterizzazione del genere, cioè il cratere nelle tombe dei maschi, la trozzella nelle tombe delle femmine. Ma ci sono anche altri oggetti nelle tombe maschili, per esempio gli strigili, cioè gli oggetti che gli atleti in Grecia utilizzavano per detergersi il sudore, i contenitori per unguenti, evidentemente se si detergevano dal sudore si erano unti con sostanze profumate che erano contenute nelle lettori, o anche il colino che serviva per filtrare quella schifezza di vino che i greci e anche i messapi bevevano, visto che aggiungevano la resina, ma non solo, anche il formaggio e altro ancora. Le tombe individuate nel fondo medico sono tombe ben costruite, sarcofagi molto raffinati come costruzione. Addirittura a Vaste, e anche da Vaste proviene anche questo vaso in bronzo, questo cratere in bronzo, probabilmente abbiamo anche identificato la tomba a cui è pertinente, è una tomba nel centro della città, saccheggiata, e purtroppo il vaso poi è finito sul mercato antiquario e alla fine a Boston, al Museum of Fine Arts. In altri centri della Messapia le sepolture maschili, sempre caratterizzate dal cratere, in qualche rarissimo caso, forse diremmo cosiddetti cafoni arricchiti, denotano abbondanza di oggetti. Questa situazione è veramente eccezionale nella Messapia. È un guerriero di Oria che non solo ha voluto un cratere, ne ha voluti addirittura due, e c'ha anche uno schifos di grandi dimensioni che evidentemente ha una funzione parallela a quella del cratere, c'ha tre lettori, c'ha il suo elmo con i paraguance, con questa forchetta che serviva, il lofos si chiama, che serviva per sostenere il cimiero. Ma vi dicevo, in generale le tombe messapiche sono molto sobrie e mediamente la loro composizione è quella qui esemplificata: cratere, crateriscos, cratere di piccole dimensioni, brocca per il vino, piatto, tazza, coppetta nelle tombe maschili, in qualche caso il rango viene indicato dalla presenza del cinturone, a parlarci di un guerriero, e poi le tombe femminili ancora con trozzella, contenitore per unguenti, piatto, eccetera. Anche qui ci sono rare eccezioni di sepolture più ricche, come questa di Oria, in cui è stata reiterata più volte la forma della tazza, oppure questa di Egnazia, in cui invece compaiono diverse statuette terracotte figurate. La trozzella è sempre al centro dei corredi. Le tombe femminili poi hanno una caratteristica, spesso, la presenza di iscrizioni con la forma tabara associata ai nomi, vedete qui, Aphroditias, oppure Tabaras Damatrioas. Forse queste iscrizioni sono relative a sacerdotesse, Tabara dovrebbe essere tradotto come sacerdotessa, e quindi sacerdotesse di Afrodite o di Demetra. Una tomba a Lecce, indagata nell'area del nostro rettorato, la ex caserma Roasio, ci offre l'immagine di una nostra antenata, di una nobile leccese, seppellita con due trozzelle, in questo caso, in una tomba sarcofago molto ben costruita. Questo è il corredo, ma abbastanza standard, abbastanza corrispondente agli standard del IV e III secolo a.C.
Una situazione molto particolare e ho quasi finito, quasi in tempo, è documentata a Ugento, un ritrovamento di pochi anni fa, e questo ricostruito nel museo con un calco, è relativo ad uno scheletro rinvenuto capovolto e per di più con una copertura di, costituita da alcune pietre. Insomma, l'idea, senza corredo, l'idea è che questa collocazione con la testa schiacciata verso, verso terra, con le pietre al di sopra e l'assenza del corredo, ci dovrebbero significare che il defunto è morto di morte violenta, probabilmente non era una persona di condizione libera, forse era uno schiavo, quindi uno schiavo morto ammazzato. L'insieme delle due cose ha determinato che la sua sepoltura non venisse ritualizzata, naturalmente è rimasto nel terreno, ma privo di qualsiasi accompagnamento, di protezione, di ritualizzazione, cioè della sua, del suo trapasso. E infine, proprio come ultimissima cosa, vi richiamo l'ipogeo delle Cariatidi di cui vi avevo mostrato prima la collocazione, semplicemente per dire che tra le tombe relative ai personaggi di rango aristocratico naturalmente spiccano le grandi tombe a camera, presenti a Vaste, ma anche a Rudi, a Ignazia. Quella di Vaste ha la particolarità di questa decorazione plastica molto ricca, con quattro figure femminili, una nel nostro museo, e ci sono anche due elementi di un fregio con carro trainato da leoni e guidato da figure di eroti. Un recente riesame di questa sepoltura ha portato alla ricostruzione, a una nuova ricostruzione della tomba, con un corridoio che immette in un vestibolo dal quale poi si accede a due camere sepolcrali inquadrate appunto dalle cariatidi che sostengono un fregio dorico, mentre il fregio figurato serviva a decorare proprio il dromos, il corridoio scalinato di accesso alla sepoltura. Grazie.